Guarda che cose. Oddio, No! no! Morto. No. Beh, ragazzi, qui Dragote oggi. Siamo qua in compagnia di Re Scorpion. Ciao a tutti. E siamo qui per iniziare una nuova serie sui server Skywars di Iglesiascraft. Allora, in poche parole, ragazzi, questi qui sono Skywars normali, con la piccola differenza che sarete voi a darci le sfide da fare in questi server. In poche parole, dovete darci delle sfide che ci complicano, diciamo, il lavoro di vincere negli Skywars. Allora, ragazzi, in poche parole, se voi volete consigliarci una sfida, basta che commentate con scritto hashtag sfida e naturalmente il nome della sfida. Ovviamente, se volete che la sfida venga vista comunque agli occhi nostri, dovete andare a commentare entrambi i video con la stessa medesima sfida. In questo modo noi potremo vedere le vostre sfide. La sfida di oggi consiste nel giocare senza utilizzare il tasto shift. Quindi, ragazzi, una sfida davvero molto ardua, in quanto noi non possiamo premere shift per fare i ponti per raggiungere le altre isole. Naturalmente vinciamo quando io e Scorpion arriviamo alla fine. Va bene, ragazzi, buona fortuna a noi, ci vediamo dentro lo Skywars. Bella. Ok, ragazzi, rieccoci qua in partita, Liger Scorpion. Esatto, allora siamo rientrati, la sfida è sempre quella di vincere senza usare il tasto shift. Mamma mia, non è una cosa semplice. Io sono abbastanza teso, tu come stai messo? Siamo entrambi tesissimi, ragazzi. Una cosa, possiamo utilizzare il tasto shift solo per prendere le cose velocemente nella cesta. Esatto, ragazzi, ci stavamo pensando, avevamo detto che comunque non ha senso alla fine non prendere le cose con shift. Lo shift non lo possiamo usare soltanto per fare ponti per raggiungere le altre isole, ecco. È più o meno così la sfida. Vedete qua, adesso sto premendo shift per prendere la roba, ma vabbè, per velocizzare un po', perché sennò uno si rompe le palle a prendere. Esatto, perché comunque, ragazzi, calcolate che già ci vuole un sacco di tempo per salire. Certo, in questo modo è una roba assurda. Ok, intanto io ho un bel poco di armor, quindi se allora, magari poi riesco a venire da te, tenterò di fare un ponte senza utilizzare lo shift. Quindi che cosa facciamo? Vieni tu da me o vengo io da te? Come vuoi tu? Vieni te, va. Devo fare tipo, devo cliccare piano piano perché... Tu sei falso, guarda, sembri un mongoloide. Ma perché? Cioè, tipo quelli là ti parlano, dico, ma perché questo non lo shift? Tanto lo giuro, faremo una figura di merda. Che luck. Dicono questi qua, si è rotto lo shift a sti tizi. Ok, ti vedo lì. Stai attento alla testa. Ok, dice Alvaro Gamer. Attenzione, attento. No, te l'ho qua. Ok, intanto minaccio quel tipo perché se ho fortuna cade giù. Dimmi che vai giù. Prego. No, non va giù neanche per il capo. Oh, ma qui c'è un'altra chest. Io ho paura perché lo sai qual è il problema? Che non ho l'armatura. No, beh, ma non è quello il problema, perché tanto ti uccidono buttandoti giù, sicuramente, se ti uccidono. Sbaa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 
Ciao. Vabbè, dai, io. Ma questa roba qui di vetro ha rotto un po' con le palle, devo dire. Lo so. Purtroppo ci sono delle persone che quando ti punta non ti mollano più. Guarda, io vado in altissimo così almeno. Oh, voglio capire come cazzo fai a fare tutto lo Skyward senza lo shift. Ma io voglio capire come faccio ad andare da quel tipo. Ma io voglio capire come cazzo fanno le persone a fare ste sfide, cioè a dire queste cose. Ma non ci vogliono bene questi, ci vogliono proprio male. Ecco, madonna mia. C'è uno Skyward senza shift. Ragazzi, mi raccomando, vi vogliamo ancora più crudeli, quindi vedete un po'. Non così impossibili, sì. Quell'epoca mi assicuro. Cioè, non è che potete dire vinci usando i piedi per farti capire. Cioè, va bene il tutto. Il problema è che non ho più blocchi. Va bene tutto, ma non credo che io e le Scorpion riusciamo a giocare a Minecraft con i piedi. Però, non siamo too basic. Dove sei? Ah, sei là. Fatto un video di no, che palle. Guarda, io penso che rimango qua nella mia isola. Okay, potrei andarci, però il problema è che è un macello. Cioè, guarda, allora facciamo così. Se poi rimaniamo io e te, facciamo tipo pianissimo sì, per arrivare là. Perché certo. Ma guarda che se rimaniamo io e te la sfida è vinta. Poi vabbè. Sì, la sfida ovviamente è vinta. Io mi sento che finirà così. Io vado verso il centro e cado. Cado prima che possiamo giocare. Ma l'importante è arrivare in finale. Cioè sì, ragazzi, esatto, ci siamo anche scordati di dirlo. Ovviamente la sfida è vinta quando è che entrambi siamo arrivati alla fine. Non è che se magari io poi muoio contro di lui e vince soltanto lui, in quel senso. No, assolutamente. La sfida è vinta da tutte e due, ok. Io vorrei.
È la quarta volta che cado in questo buco. E voi che mi state guardando il video, non so quante risate vi starete facendo, però io lo chiudo. È un casino, perché? Allora, qua chiudiamo tutta. Guarda, fa schifo sto ghiaccio, è rotto. Poi si scivola tipo il doppio con questo ghiaccio, se non sbaglio. Che okay, tipo quel ghiaccio strano. Cioè, è una cosa tipo help. Come faccio? Che poi la mappa ci è anche venuta molto incontro, devo dire. Sì, infatti, cioè, ci vogliono proprio bene. Okay. Oddio! Ah, no. Io non capisco perché ancora nessuno cerca di uccidere. No. Che stai a fare? Che stai facendo? No! No, non ho buttato di sotto. Ok, dai, ho capito. C'ho 10 uova. Guarda. Allora, intanto una tecnica. Una tecnica molto bella. Allora, in pratica io salgo di un sacco di blocchi. Poi c'ho dietro l'albero. In questo modo, se qualcuno prova a colpirmi, no, io me ne vado di lì e non dovrei morire. Quindi adesso saliamo al massimo. Ma tu che fai? Cagli blocchi? Perché io non ce ne ho più. No, io ne ho trovati tipo un sacco. Per il fatto che li ho quasi finiti tutti. Cioè, questa qua, gli ultimi 40 credo che sta ho. Sta costruendo un castello a furia di risalire qua. Ok, mi sa che un tipo è morto. Ok, già va bene questo. Ok, questa è ovviamente una partita abbastanza camperata. Vorrei anche vedere. Vabbè, ovvio, non devi usare lo shift, come ti fai a muovere, cazzo? Ok, allora. È rimasto uno, Scorpion. Capisci questo? Perfetto. Ma che è rimasto uno? Sì, è rimasto uno. Due. No, è rimasto uno. Se muoio dei altri due. Ok, è vero, c'è Grifoni, non l'avevo visto. È Grifoni, dov'è? Questo tizio qua davanti a me che non riesco a buttare sotto. Allora, io sto aspettando che quel tipo faccia una mossa sbagliata in modo che... Non lancio le palle di neve. Che cazzo stai a fare? No, non le ha lanciate. Mi sa che ho laggato per un po'. Non hai laggato un botto. Mi fa dire che sei bloccato. Sì. Ehi, ma dove è finito? E io mi faccio la mini base, guarda, perché. Ma beata a te, porca. Ah, nell'episodio camperato, raga. Sai che mi sa che di quel salto è possibile. Lo faccio. Vai. Sì, bravo. A posto. E mo? Aspetta, fammi vedere se c'è qualche. Oh, ma io ho 64 blocchi. Porca puttana, ancora adesso. Posso andare dallo stronzo? Vai. Che penso io? Quello scusa, là vuole mischiarmi? Ma scusa, è sopra di te? Non è sopra di te. Dall'altra parte. Sì. Sì, è dall'altra parte. Cioè, praticamente io devo andare là, lo devo uccidere. Campagnami la butto. Sei pronto? Ok, regà. Sei pronto? Io intanto inquadro la scena, regà. Mi raccomando. Vai. Vai che cade giù, sei perfetto, è fatta ragazzi. Abbiamo vinto. Oddio. L'abbiamo fatta, abbiamo vinto, io e Dregote non abbiamo toccato lo shift, non l'abbiamo toccato, oh, adesso mia. Sfida, io contro Dregote, ovviamente arrivo io perché non ho blocchi, se no. Sì, ma vedi che non posso io andarci, come faccio, devi venire da me. Cioè io non ho praticamente un blocco. Drego. Vai, dimmi. Scendi giù e fammi un ponte dove io posso saltare. Guarda dove sto io. Fammi un ponte lì in basso così io ci salto. Quindi scendo di qua in pratica. Ok. Quindi che mi devi messo a cagare sotto. Sì. Ok. Allora, forse ce la fai. Vai. Perfetto, siamo troppo forti, zio. Cioè, ok, dai. Sì, sì, ce l'hai la spada in ferro. Aspetta, c'è un po' di roba per me. Sì, ovviamente ragazzi taglieremo tutti sti pezzi qua, inutili. Hai la spada in diamante? No. Allora niente, spada in ferro. Ok, va bene. E non ho più nient'altro. Non ti preoccupare. Allora. Quella le mele, sì. Sì, prima facciamo qui un minimo di roba, se no me ne vado giù, sicuro. Cosa? Si deve fare, zio, cioè. Ma non importa, ormai abbiamo fatto la sfida. Sì. E siamo troppo pro. Vai. Ok, allora, fatto. Allora, 3, 2, 2, 1, let's go! Yeah. GG Uppi. No, lo sapevo. Mamma mia, si sente. Vabbè. Mamma mia. La vittoria di Dregote, ma la sfida è stata completata, ragazzi. Vi ricordiamo che per lasciarci una sfida basta commentare. Sono entrato in un'altra partita. LOL. Lui sbaglia a entrare in altre partite, ma vabbè. Raga, vi ricordo anche che se andate nel video di Dregote o nel mio video e commentate due volte su tutti e due i video, avrete più possibilità di essere. Sì, esatto, ragazzi. Ovviamente vale questo qua, vale anche per i miei iscritti. Cioè, se state vedendo il video da me, andate ovviamente al video di Rescorpione. Dovete dire la stessa sfida se volete che sia fatta, in modo che comunque noi la possiamo leggere più volte. Lo stesso vale per la survival che stiamo facendo. In pratica facciamo in questo modo qui. Sì, sì. Va bene, ragazzi, io spero davvero che questo video qui vi sia piaciuto. È stato davvero un qualcosa di difficile, però ci siamo impegnati affinché il video possa essere uscito di vostro gradimento. E intanto adesso io mi diverto a premere shift, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti, ragazzi. Bella raga.